Diciamo che poi abbiamo l'OPEX sono fatti sostanzialmente da costi endogeni, quindi costi interni, la struttura, e costi operativi aggiornabili, che sono, adesso li vediamo in dettaglio, tornando indietro. Allora, vabbè, questi sono i dipendenti, eccetera, sono endogeni, la parola stessa. Mentre poi abbiamo i costi operativi aggiornabili, e qui vediamo che paghiamo tutto noi, cioè utenti. Costo dell'energia elettrica, costi degli acquisti all'ingrosso, acquisto all'ingrosso è l'acquisto dell'acqua. Ecco, parlavamo dell'intelligenza, in un ambito, per i responsabili dell'ambito, il grossista non è quello che acquista l'ingrosso, è quello che consuma tanto, quindi è un grosso consumatore. Il grossista è un grosso consumatore. Non è. Per cui gli hanno applicato le tariffe dei grossisti. Ah, parlo da parte. Da. Sì, per dire che qui c'è anche un problema culturale dentro. Poi i mutui dei proprietari. I mutui dei proprietari sono i mutui dei comuni. I comuni quando hanno fatto? Poi hanno trasferito e pagano attraverso la fatturazione, quindi è un costo, come se fosse un canone di noleggio il mutuo. Gli altri corrispettivi dei proprietari, quindi altri costi che i proprietari devono sostenere relativamente, poi le altre componenti di costo. Le altre componenti di costo sono il costo dell'atto, quindi direzione, consiglio, il costo della EGE, e tenete presente che la EGE fa utili spaventosi, ne avevo già parlato, adesso non mi ricordo i numeri, alla media del costo del personale di 150-160 mila euro anno per persona. Voglio andare a lavorare all'area. È vero che c'è qualcuno che magari ne ha molti, però è divisore. Poi il costo della morosità. Il costo della morosità è un costo che è previsto in tariffa. E qui scatta un meccanismo, poi lo vediamo perché anche questa roba qui è un assurdo per come è fatta. È anche un'ingiustizia. No, l'ingiustizia sta nel fatto che noi potremmo anche essere tutti convinti di pagare il costo della morosità. Solidarietà, come però non tagliano l'acqua. Visto che lo paghiamo noi e non loro. Infatti. E poi ci sono altri costi. Solidarietà generale, no? Vabbè che... Sulla morosità, vedete, un paio mi è di conforto e di aiuto sicuramente. Prendiamo il nord, stiamo al nord. In tariffa è previsto il 2,1% del fatturato. Quando noi, e lo riporto sotto, normalmente usiamo una percentuale di accantonamento sul credito. Tenete presente che mediamente il credito vale un quarto del fatturato. Quindi è come se applicassi l'8% sul credito, che è una cosa assurda. In più tagliano l'acqua. Questa cosa qui pesa pesantemente sulla tariffa. Perché tenete presente che io le frasi, proprio per evitare, riporto pari pari quelle della tariffa. Per cui qui dice applicazione seguenti percentuali al fatturato annuo. Pazzesco, sai che non l'avevo. Mi chiedo scusa, dicevi che il credito è pari a... Mediamente nel settore dell'idrico, con l'emissione della fattura che della bolletta che dovrebbe essere trimestrale, mediamente è considerato di 90 giorni. Ecco, nel caso particolare di Puglia io ho fatto un calcolo, Agda ha 6 mesi. Crediti pari a 6 mesi. Allora, anche lì dovete andare a vedere, cioè questa questione della morosità ha un aspetto interessante, perché in effetti la media rilevata anche dalla EGE, diciamo anche dalla Corte dei Conti, è molto più alta dei 90 giorni. Ma sapete chi non paga? Gli enti pubblici. Infatti, sì. Perché la media di utenza del privato, del residente, è bassissimo. Certo. Ma siccome i comuni non pagano, la media di morosità aumenta. Non pagano i comuni,
i grossisti, cioè in una zona dove il grossista vuol dire che al gestore, a un ambito vicino, cedo dell'acqua perché ne ha meno. Quindi siamo sempre nell'ambito dell'ambito, scusate, mi pisticcio in parole. Ma sono questi che non pagano. Su questo io. Però siccome gli utenti pagano, poi dividendolo su tutto, finisce la media alta, finisce anche sull'utente. Quindi in sostanza la adesso non ho qui la tabella, ma potrei farla vedere, devo cercarla, non so come trovare. Ecco, ma scusa se ti interrompo su questo punto. In sostanza l'accantonamento rischi su crediti che fa l'azienda, non sul consultivo. Metti che non ha grandi crediti, fa lo 0,5. Ma poi non li fa il bilancio. Eh? Il bilancio non li fa. No, non li fa il proprio bilancio. Li vede anche, io ne ho viste tante. La maggior parte non lo fanno. La maggior parte, io vedo che lo fanno con lo 0,50% sì, esatto, fiscale. Lo 0,5, ecco, lo 0,5. Addirittura non ha il fondo in l'ATA, quello che gli ho esaminato. No, non l'ho esaminato con il bilancio. Non ha il fondo passivo, diminuisce di 1 milione i crediti. Sì, ma si fa credito per certo. Vai, può anche farlo così. E ha 66.000 euro di perdite credito all'anno, cioè c'è una scoperta. Lo guarderò, non l'ho visto piangere. Quindi per assurdo, cioè sono l'assurdo folle, permetti l'azienda mi accantona un 0,5 giusto per accantonare. Io mi incasso in tariffa, poi accantono 0,5 e la sto dividendo. Ma è pazzesco, poi io in tariffa però gli calcolo il 2,1. E poi gli taglio l'acqua agli altri. Ecco dove si fanno gli utili. Sì. Tenete presente che il 2% che fatturato fa per esempio Torino? E 350 milioni. Sono 6 milioni di euro. Pazzesco. Per la morosità. Sì. In realtà. Che calcolate nella tariffa, quindi mi ha aumentato la tariffa. Quindi mi fa utile, perché se io accantono lo 0,5%, che è quello previsto normalmente, tutto sui crediti, tutto il resto è che. Su questo però. Su questo non so bene sul piano d'ambito o cosa, mi pare che siamo sui 900.000 euro, 1 milione di morosità a Torino. Ecco, no, ma tu non considerare reale. La morosità reale. No, appunto. Adesso, può darsi che poi, ma non credo, che l'ufficio d'ambito abbia adottato una percentuale minore, dobbiamo andare a vedere. Bisogna andare a vedere. Queste sono le percentuali che sono fissate dalla EBE, sì, che sono nel metodo tariffario. Cioè l'ufficio d'ambito può adottarne meno, ma non di più. Quindi se ha adottato meno va bene, ma sicuramente non lo fanno. Però ha dichiarato 900.000 euro di morosità. Allora, vedi, avendo dichiarato 800.000 di morosità, ma avendo realizzato con la tariffa 6 milioni di euro di morosità, 5 milioni e 2 se li ha presi per dire. Allora, sulla morosità però, secondo me bisognerebbe, vabbè, se riusciamo a fare... No, ma poi dobbiamo fare un'azione concertata. E salvaguardare il principio della solidarietà, nel senso che chi non riesce a pagare la tariffa, io gli vengo incontro. No, allora, prendo quei soldi lì e faccio un fondo nazionale a fronte di tutto, ma per vuol dire, certo. Volevo precisare un attimino la posta crediti, se tu dicevi che la bilancio è pari a circa 4 mesi di fatturato. Mediamente, ho detto, non ho detto il bilancio di anno. Se la posta è il doppio di quella... Bisogna capire perché. Ma io non l'ho capito, perché il fatturato aumenta del 4%, la posta crediti aumenta del 20%. Perché vuol dire che c'è qualcuno che non paga. No, è esagerato. E se si aumentano quelli che non pagano più del fatturato, che succede così? Allora, in un servizio, cioè qui la bolletta dovrebbe essere trimestrale. Quindi se faccio il teorico corretto, dico 120 diviso 6 fanno 20. Quindi io dovrei avere una rotazione di... No, 120 diviso 6 fanno 20. Sono 60 giorni, sono 2 mesi. Gli do una tolleranza in più di 30 giorni. Quindi corretto dovrebbe essere 90 giorni.
se sono a 180 c'è qualcosa, cioè gli indici hanno questa funzione. È come quando io provo il sangue che mi dice la glicemia deve essere 1 invece 2. Non è che sono morto, ma devo capire perché è 2. E quando faccio un'analisi di bilancio, se non sono nei limiti degli indici, devo capire perché non sono. Ripeto, cioè statisticamente, fatto da, compreso Utilitalia, che è la società di queste associazioni, la grossa parte sono gli enti pubblici che non passano. Poi ci saranno anche qualche privato, ma saranno quattro gatti, cioè. E anche se sono tanti non fanno mai i volumi degli altri. No, a vedere poi sulla relazione non c'è affronto fra i crediti di dubbia esigibilità con l'andamento. No, la tariffa è uno studio che ha fatto l'AIRE, la quale dice per la media da noi calcolata, per il nord è il 2,1. Quindi nel calcolo della tariffa incrementi del 2,1% il fatturato. Siccome noi cosa facciamo? Noi per determinare la tariffa, la prima volta, quando facciamo la prima tariffa, dobbiamo fare il costo, quindi mi esce 100 milioni di costi, lo divido per i metri cubi che vendo e ho il costo metro cubo, che è meglio, e poi devo andare a differenziarlo tra domestico residente, industriale, eccetera. Per le tariffe successive, che cosa faccio? Determino sempre il costo, mai il ricavo, io determino il costo. Poi dico, il costo è 110, rispetto al precedente, a meno 2, se devo fare due anni prima, sempre a meno 2, ragazzi, è aumentato di 10, quindi devo aumentare dell'1,10 volte il ricavo precedente e diventa quel vincolo riconosciuto in ricavi del gestore. Per cui io devo, con tutti questi meccanismi, determinarlo. Quindi il 2,1% mi aumenterà. Se fossero 100 milioni mi va a 102,100. Poi aggiungo tutto e arrivo alla cifra. Per cui la tariffa, loro i bilanci non li guardano nemmeno. E del resto prendiamo proprio Cuneo. Cuneo ci sono 12 bilanci, di cui qualcuno gestisce anche servizi per altre realtà o altri servizi. L'arbitro ha fatto un piano unico, certo. E ha stabilito la tariffa. Quindi non sono i dati di bilancio. Poi spero, chiederà informazioni per sapere quanto costano o meno. Spero, infatti ho detto spero, non so se lo fanno. Teoricamente potrebbero anche non farlo, ipotizzarlo. Per cui loro, fatto così, determinano la tariffa, basta. E devono fare una simulazione per 30 anni di conto economico, di conto finanziario, di cui stanno per quello. Quindi del bilancio consultivo non ce ne può fregare niente, giusto? In un ambito non ha fatto lo stato patrimoniale, non ha eccepito, sai cosa mi risponde? Tanto non serve, cosa facciamo fare? Hai visto? Sì, ma prevede la legge, a te cosa te ne frega? Se prevede la legge lo fai. Ma siamo così, Maria. Ho detto che non serve. Dai, andiamo avanti. Vabbè, adesso andiamo via, è la componente di costo relativa ai costi ambientali che sono riferiti, uno in particolare alla depurazione, quindi quella parte che entra in tariffa era quella quota, non so se vi ricordate che le ragioni avevano istituito per la depurazione, e questa parte in effetti per dove non c'è il servizio di depurazione dovrebbe essere tolta in funzione di quella sentenza della Corte Costituzionale. Sì. Poi siccome sono pochi centesimi, sì, nessuno guarda, mentre l'altra è tutto il consorzio, sì, bonifica, sì, contributi a comunità montane, sì, eccetera. E questo è il conguaglio. Il conguaglio viene fatto. Ah! Erma! Erma!
non è quel conguaglio. Non è, non è quello per le partite pregresse. Però spieghiamocelo bene, va. Il conguaglio viene fatto innanzitutto rideterminando i volumi, perché se i volumi venduti, per il termine come venduti, è inferiore a quelli che sono stati previsti, indubbiamente dà diritto al conguaglio perché i costi sono spalmati su una quantità inferiore a quella che era stata prevista. Poi c'è per l'energia elettrica in funzione degli andamenti dei costi, le VS sono i grossisti, ERC sono le variazioni costi che sono stati sostenuti per gli aspetti ambientali, eccetera, e altro sono tutti gli altri costi, come dentro l'IMU, le imposte. Cioè, la variazione solo di questi costi consente un conguaglio. Scusami allora, se dato che sempre hanno due, se nel 2014, no, io credo che si erano previsti, che so, un volume vendita, usiamo il termine brutto, cioè l'erogazione di 300 milioni di metri cubi d'acqua, se ho costruito la tariffa su quella roba lì. E poi dopo, adesso siamo nel 2016, nel 2014 non sono stati 300 milioni di a consultivo, sono stati 250 milioni. Beh, conguaglio. Mi chiedo il conguaglio. Se vai a 350 no. Ma il conguaglio vuol dire che i costi sono diminuiti o sono aumentati? Sì, perché il ragionamento che viene fatto in questa voce è il costo previsto per la tariffa era su 300 milioni. Sì. Ho speso, i costi erano 300 milioni per comunità, ho il costo di uno. Se i milioni consumati sono diventati 250, sì, il mio costo non è più uno, ma è 300 milioni diviso 250. Quella differenza di tariffa la devo ricalcolare. Ma è a vantaggio o è a svantaggio dell'utente? A svantaggio dell'utente. Infatti ti ho detto, se aumentano i metri cubi non c'è problema. Il principio è meno acqua consumi più cara la paga. Perché il principio è che sono ricavi garantiti per il gestore. Quindi è il minimo. Cioè, se ne faccio di più non ha importanza. Ma è la stessa cosa se, cioè, se viene rispettato il volume previsto, ma aumentano i costi per fattore. Alcuni costi, non tutti. Tipo quelli che citavi. Sì. In quel caso c'è sempre conguaglio. Allora, e la prima voce è per i volumi, l'altra è per i costi. Poi di tutto questo, quella brutta formulina lì vuol dire il calcolo dell'effetto di inflazione rispetto all'anno in cui l'hanno rilevato. Tenete presente che i conguagli questi non vengono fatti come pregresse con bollette a parte, vengono inserite nella tariffa, quindi la tariffa aumenta ulteriormente e me la trascino anche. Per cui se da 300 scendo a 350 inserisco nella tariffa, ma l'anno dopo torno a 300, ce l'ho dentro ancora. Aspetta un attimo. Però questa è una trovata recente di Arera, non c'era prima in questo modo. Nel 2012 c'era già. Col metodo tariffario è cambiato un po' nella formula. E col 2012, tant'è che il conguaglio perfido che finora Sul normalizzato fino al 2012 e non dopo. Ma perché diciamo che l'hanno istituzionalizzato in questo modo. Sì, in questo modo l'hanno, sì. Perché primo, il concetto è sempre lo stesso. E secondo, allora qui lì ha avuto buon gioco, come abbiamo visto col Tribunale di La Spezia, ma la stessa cosa che ha detto qua, che il giudice dice: ragazzi, non siete capaci di fare previsioni e fate pagare. Però, e quindi siamo allora qui, questo è un altro aspetto sul quale, allora, noi parliamo di concorrenza, privatizzazione, ma nel privato, fuori da questi gestori di servizi, se uno sbaglia il preventivo fallisce, cioè non è che qualcuno gli dà i soldi. Infatti, cioè, infatti. Giocano su questa ambiguità che comunque gestisce un servizio pubblico, però in realtà sei una società.
Ma una volta avevo fatto una replica, con Vallotti, che è presidente di A2A, perché lui vuole la privatizzazione, liberalizzazione, potere. E dico sì, però togliamo anche la garanzia sulle tariffe. Però. Eh certo. Ma che puoi avere tutto. Lo diceva adesso. Perché non mi compare positivo allora? Per dire, se io ho previsto di vendere 300 allora, perché 400, è cazzo. Siamo le barzellette, ma perché c'è il rischio di impresa. Se guadagno di più è la capacità dell'imprenditore. Invece se perdo devo pagare le tasse. Sì, perché ho sbagliato, il fisco. Sì, no, privatizziamo. Ma perché lassù? Questa. Perché a me conviene essere scemo e fare delle previsioni eccessive. Quel collega di Torino che detesto, che troverò. Ma chi è questo maledetto? Adesso dammi poi il nome e ti faccio la ricetta. Nella replica, dove io contestavo anche gli interessi, mi ha detto gli utili, io ho detto l'emulazione del capitale c'è perché se è il fulcoso recovery io devo chiudere a pari, se ho più utile vuol dire che ho incassato più del fulcoso. E lui mi ha detto nessuno ha mai vietato di fare utili. Gli utili sono l'obiettivo di tutte le imprese. Certo, certo. Io ho detto, e quando adotti quella logica lì? No, deve essere lui di destra, è sicuro. No, ma va, me lo scrivo perché me l'ero dimenticato. Chi è questo qui? Si chiama Silvio Cerutti. Cerutti? Vabbè, però dentro questo concetto c'è la negazione dei nostri obiettivi culturali, politici, ambientali, che più ne ha più ne metta. Risparmio idrico. Noi vogliamo che si usi solo, si prelevi solo l'acqua che ci serve e non di più, non e che inserito. Si usi il meno acqua possibile. Non l'ho inserito. Perché, no. Allora, c'è un aspetto, la riduzione dei consumi di acqua, gli aumenti qualitativi dell'acqua, la potabilità, eccetera, consentono dei premi per i gestori. Quindi vanno in tariffa anche quelli. Consente i premi? Sì, si chiamano premi per il gestore. No, premi per il gestore. Dobbiamo pure dare un premio al gestore, dopo che... Se si riduce il consumo... Dopo che hai pagato il conguaglio, il vecchio... Attraverso il questo non l'avevo però mai notato, ma dove... Quindi faccio nel metodo tariffario previsto. Ah. È l'articolo 37, è uno degli ultimi. E cioè teoricamente. Sì, io quello io non lo cito mai, sì, anche sì, se forse me li citano perché mi fa. Okay. Allora, poi velocemente adesso siamo alla fine così. Valore residuo, questo è un aspetto veramente importante. Perché c'è anche una componente che spesso non è considerata. Il valore residuo è quello che deve essere riconosciuto dal nuovo gestore al gestore uscente nel momento in cui cambia. Questo può avvenire con la ripubblicizzazione. Ti interessa alcune? Aspetta, sì. Perché se io ripubblicizzo vuol dire che al vecchio, poi magari ci sono anche forme societarie diverse, però vuol dire che praticamente esce il vecchio gestore e entra il nuovo. Praticamente va riconosciuto il valore di tutti i beni costituenti servizio, dotazione del servizio pubblico, ad esempio prima l'auto dell'amministratore resta alla società, non fa parte di quelli che sono trasferiti. Il valore qual è? C'è tutta una formula per calcolarlo, sostanzialmente è il valore al netto di tutti gli ammortamenti fatti negli esercizi. Cioè io ho comprato per 1 milione, tutti gli anni ammortizzato per 100.000, all'ottavo anno vale 200.000. Certo. Più l'applicazione di un tasso di deflazione per la svalutazione che c'è stata dall'anno di acquisto all'anno in cui viene... Al netto di rivalutazioni, e questo è importante vederlo, perché io ne ho visti in diversi casi, dove si opera il discorso della ripubblicizzazione, bisogna guardarci dentro, perché devono essere al netto di rivalutazioni e nel caso del servizio idrico non solo, sono molto presenti le rivalutazioni ma non ne tengono conto spesso, perché non dimentichiamoci che queste società pubbliche
nascono negli anni 90 per trasformazione di consorzi in SPA. E quindi lì c'è stata una forte rivalutazione che non deve entrare in quel calcolo lì. Però il gestore oggi, tenete presente che queste società sono quasi sempre sproporzionate nelle partecipazioni e non rappresentano tutti i comuni nello stesso modo, per cui rimborsare una rivalutazione vuol dire dare più soldi al comune rispetto a un altro. Poi vabbè, il saggio interesse, cioè se una società ha dato garanzia per un mutuo che deve essere trasferito a Semibeni, chiaramente, perché non è che io devo pagargli con moneta i beni che realizzo, ma mi accollerò i mutui, le operazioni finanziarie strutturate al finanziamento del bene. Se sono state pagate dei saggi per fiduciari, eccetera, ovviamente subendo. Bisogna togliere la parte fiscale del FONI che è stato portato in ammortamento, quindi tutto contento. Ma la cosa importante è che nessuno sa, io ho visto in diverse posizioni, il metodo tariffario prevede il valore del ripristino, che dovrebbe essere peraltro accantonato nei bilanci in tutti gli anni, ma non viene mai fatto. Il valore di ripristino può essere corrisposto all'inizio dell'affidamento, nel durante con pagamenti annuali o alla fine. Quasi tutti sono alla fine. Praticamente il valore di ripristino è una sorta di affitto che deve essere pagato al proprietario dei beni, quindi al comune, per la durata della concessione. E possono essere cifre anche veramente importanti. Ovviamente, siccome se andiamo a ripubblicizzare questo che scrivo, dico per la Repubblica, vuol dire che sono i comuni che devono farsi carico dell'eventuale pagamento del valore del residuo. Tengano presente che possono anche recuperare un altro valore che è quello di ripristino. Questo non fare... Quindi sono valori parametrizzati, devono essere stabiliti da una perizia? No, allora, il valore residuo è determinato, c'è la forma. Questo non è parametrato. Perché la norma dice soltanto che deve essere accantonato. Però riguarda solo, cioè non riguarda per esempio gli affidamenti in house, cioè non nel momento in cui noi abbiamo... In house non ho bisogno di ripubblicizzare. Però. No, no, certo. No, però scusami. No, beh, sì. Il caso di qui si parla di subentro, quindi subentro vuol dire che io cedo, cioè me ne vado e lo do a te. Ma nel caso di Smart non parlo di trasformazione. Quindi... Infatti, no, no, parlo, allora. Il valore residuo se non ho trasferimento non ho. Ok. È quello che dicevo lei. Se lo faccio in house, se lo faccio in house, per esempio, non ho bisogno di pubblicizzare, perché anche se lo faccio dentro l'azienda speciale è una trasformazione. Certo. Ma nel momento, per esempio, ci sono molte, molte situazioni. Non so, il caso più eclatante che poi non è stato fatto è stato Reggio Emilia. Esatto. A Reggio Emilia lì c'era IREM, doveva essere la società dei comuni della provincia a subentrare e quindi scattava questo meccanismo. Ogni tanto sono stati fatti piani industriali, costi, valutazioni e tutto, e poteva essere fatto. Poi non è stato fatto perché sono stati fatti spaventare da una norma sulla legge finanziaria, tra l'altro, che non si applicava nemmeno. Ma però lì in casa PD ha detto che non doveva essere fatto, ma non l'ho fatto. Però bisogna tenere presente, lui prima mi parlava di ripubblicizzazione, bisogna tenere presente che quella roba qui del valore di ripristino e della rivalutazione può pesare notevolmente. Infatti è una sproporzione, cioè io l'ho sempre considerato un regalo che viene fatto al vecchio concessionario. Nel caso particolare... No, non deve essere un regalo, se no c'è qualcosa che non funziona. Cioè,
esce su quale l'articolo 31 di quale legge? Del metodo tarifario. Perché nella concessione, nel contratto di concessione. No, lo prevede anche il decreto legislativo 152 del 2006. Capito. Non mi ricordo l'articolo. Allora è già. Lo prevede anche. Era vecchio come. Nel caso particolare, Tecnoedil, che opera qua a Braga, ha investito un capitale di rischio di 1.033.000 euro, se ne porta a casa 43 soltanto per il BR. Allora, esagerato, cioè, non può essere così, però c'è qualcosa che non quadra. Primo, capitale di rischio è il capitale sociale. Sì, capitale di rischio è il patrimonio netto. Esatto. Potrebbe essere il patrimonio netto è più riserve. Ma è proprietà dei soci, quindi è capitale di rischio. Sì, il patrimonio netto è modesto, questo lo dico con te. Allora, se. Però se deve portare a casa 43 milioni, vuol dire che porta a casa 43 milioni, ma avrà da pagare debiti, finanziamenti o roba del genere. No, i debiti rimangono alla nuova società, no? No, con allora, se io faccio il subentro, sì. Se subentro in quella società non ho neanche il valore del sito, se li devo le porte. Perché la società resta lì. Se al contrario è una nuova società che riceve l'affidamento, siccome deve ricevere i beni, giustamente deve pagarli. Sì. Ma deve pagarli però, non è che deve essere un beneficio. Sicuramente il capitale proprio era su 10 milioni di euro. Ma vuol dire che ha debiti? Sì, ha tanti debiti. E allora mi trasferirà, non so, 43 milioni di impianti e 40 milioni di debiti e gliene do 3 di differenza, bisogna vederlo. E non posso però leggerlo se non hai il valore del sito deciso. Ma il valore del sito non deve essere deciso, deve essere calcolato. Cioè non c'è nessuno che lo decide, il valore deve essere. Perché se no è chiaro che se qualcuno decide possono i fuori reali, no, magari non ce ne sono. Il principio fissato dalla legge, ma anche prima di quella norma lì, di quella che ho citato, dice che quando uno subentra i dipendenti, perché devo garantire il posto di lavoro, i beni devono essere trasferiti, deve essere stabilito qual è il valore del trasferimento. Che c'è un calcolo ben preciso, cioè il decreto, questo parte da un sapere. Un valore. Ma no, non c'entra niente. Questo non è il caso del valore. Lo vediamo dopo meglio, guardiamo con calma. Perché... Adesso andiamo al fatto concreto. Gli effetti di tutta questa storia. Ecco. Allora, le tariffe non perché allora diciamo che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2012, anche se non era il caso di stabilirlo, stabilisce che il sistema tariffario deve essere equo, certo, trasparente, non discriminatorio. Nel 2016, anche qui non era il caso di fissarlo, un decreto sempre del Presidente del Consiglio dei Ministri, stabilisce che il consumo minimo essenziale è di 50 litri abitante giorno, 18 metri cubi all'anno, perché tra l'altro già l'organizzazione dell'ONU, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, avevano stabilito che questo è il consumo minimo. Sì. Lo stesso decreto stabilisce che il consumo minimo deve essere il riferimento che costituisce la fascia agevolata degli scaglioni. Questo passaggio è importante perché 18, quindi 18 metri cubi annui per persona, fascia agevolata. Il metodo tarifario, già qui dice il metodo tarifario idrico 2, ma già il metodo tarifario idrico primo, quello del 2014, aveva inserito per la fascia
agevolata il quantitativo di 30 metri cubi annui, quindi superiore ai 18 metri cubi. Cosa sulla quale mi sono già confrontato con alcuni uffici d'ambito che vabbè, contestano. Io ho scritto il 7 di dicembre alla EGE di allora per chiedere interpretazione del termine utente domestico. Non sono ancora riuscito a averla. Però in un caso si parla di abitante, nell'altro di utente, sì, diverso. Però l'utente, allora, già nella lingua italiana l'utente è il singolo, è l'utenza che è il nucleo. Nella definizione del metodo tariffario, la definizione da di utenza, no, è, dice che è quello che fa il contratto, ma l'utente non è quello che fa il contratto. Quindi secondo te che in più c'è un aspetto: se l'utente domestico è considerato il nucleo familiare, che poi lo vediamo perché è tutta la questione che sto sollevando io, e è fatto da quattro persone, e quindi la fascia di 30 metri cubi, io ogni persona do 7 metri cubi e mezzo, non rispetto più i 18. Quindi queste indicazioni devono portarmi al 9 di maggio, non tardo mai, discutiamo una roba qui. È la roba sulla quale mi sono scontrato con questi due. Perché qui passa parecchio. E questo qui è quella fase che ha scritto. Come fate la tariffa? La tariffa fissa, una quota fissa. Acquedotto, fognatura, depurazione o unica, può anche essere unica. Non può essere modulata, la Cuneo per esempio è modulata. Cioè modulata vuol dire dividere la tariffa in più fasce. Sì. Perché a Cuneo c'è la modulazione, quattro fasce sull'acquedotto. Tre fasce sulla quota fissa, perché dice con riduzione normale meno 10% più 10%, che non è ammessa. Questa invece è la tariffazione, praticamente come la prevede, abbiamo la tariffa agevolata, sulla quale si è aperto quel discorso di 30 metri cubi, che si ottiene sottraendo la tariffa base, un'agevolazione che è quantificata secondo un parametro. La tariffa base, che è quella che è sopra, praticamente è pari al costo medio. Cioè io faccio 300 milioni di costi, diviso 300 milioni di metri cubi ho un costo di 1. Da questo devo togliere 1, devo togliere le entrate che ho per le quote fisse. Quindi dall'1 scenderò a 0,75, e poi devo togliere l'agevolazione per la quota agevolata, quindi sono questi due campi. Quelle sopra sono ad incremento per penalizzare i maggiori consumi, quindi per disincentivare i consumi. Cioè con questo meccanismo della discriminazione, poi lo vediamo proprio con l'esempio fatto di Cuneo, cosa succede? Che la maggior parte dei nuclei, specialmente quelli numerosi, finiscono col pagare la tariffa che penalizza per disincentivare. Ecco, qui dice che fa i 30 metri cubi. Poi abbiamo la tariffa depurazione, tariffa fognatura. Questo abbiamo già detto. Ah, quindi scusami, torno un attimo indietro, nell'ultima delibera del 2017, sì, questo... lo scaglione agevolato, sì, allora, scelto per l'ultima delibera, che cosa fanno? Siccome qui hanno pasticciato in tanti, stabiliscono che la tariffa deve essere calcolata su un'utenza media, cioè sul nucleo medio, formato da tre persone, che è la cifra arrotondata per eccesso della media nazionale. Quindi noi avremo tariffe che avranno la fascia con 54 metri cubi per tutti,
che sia di 1 o che sia di 10. E così via, calcolate, tenendo sempre come parametri il 3. Questo indubbiamente porta a un aumento dei costi, perché mi riducono i 30, mi cambiano le fasce, però tra l'altro tenete presente che con la fascia 18 metri cubi su tre nuclei è un esempio, dove proprio avviene nella mia provincia Lecco, e noi a Lecco abbiamo chiesto 27 milioni di rimborso su tutta la provincia per 5 anni, perché i 18 metri cubi hanno determinato quelle differenze. Poi velocemente, perché qui vi annoio veramente, questo è lo schema regolatorio come fatto. Allora, prima viene calcolato l'OPEX, che come avete visto viene fatto con tutti quei costi. Perché qui manca, perché la prima parte sono i costi generali, mi è rimasto fuori, la seconda è il costo delle retribuzioni. Questi sono altri costi e qui abbiamo i costi operativi OPEX. Il CAPEX, che è fatto dall'ammortamento, dagli oneri fiscali e dagli oneri finanziari sopra e dagli oneri fiscali. Tenete presente che poi lo vediamo, la cosa assurda è che qui mi rileva gli oneri finanziari per 3 milioni e 7, poi nel conto economico l'altro mi rileva 300.000. Infatti mi sono venuti gli strani, ma non so con che criterio l'hanno fatto. Questo è Cuneo, Cuneo. Poi vabbè, le due cifre dopo ci dicono 24 milioni è la cifra da finanziare per l'anno, di cui 11 milioni 886 derivano dal CAPEX, cioè dai costi che sono sopra, cioè quindi però gli altri sono finanziati, poi abbiamo l'ER, poi gli altri sono finanziati, ecco il FONI da 14 milioni, quindi 11 più, vediamo indietro un attimo, tornare agli investimenti, indietro precedente, cioè noi abbiamo 24 milioni, 11 sono finanziati dagli investimenti, dal CAPES, quindi dagli ammortamenti, ne restano 12 e mezzo, 14 e 6 sono firmati, sono finanziati dal FONI, quindi qui noi abbiamo entrate sia per il FONI che per il CAPEX superiori agli investimenti. Per quello che rimangono tanti soldi, ma non solo, più avanti si dice che c'è anche un contributo a fondo perso, contributi 6 milioni e 7, quindi noi abbiamo 14 di FONI più 6 di contributi 20, più 11 di CAPEX 31, ma gli investimenti sono 24, quindi restano 7 milioni di cassa che rimane sul... Beh, però poi ci sono i costi. E qui ci sono dei ribassi d'asta, perché... No, per investimenti, vedi, la parte sotto ti indica come sono gli investimenti, 30 meno 6, 24... E poi ovviamente restano in cassa il denaro, cioè. Se poi magari accedono anche, tra l'altro non lo so perché nel 2018 prevedono, insomma vediamo. Comunque vedete che qui i ricavi sono 64 milioni e 843, i ricavi 2015 con i consumi rilevati allora, più 2.658 sono gli altri ricavi, vale dire vendite in grosso, altri ricavi, fanno 66, applicando il coefficiente 1,14 andiamo a 75 milioni, diviso in metro cubi abbiamo la tariffa, che poi in effetti, come facciamo? La tariffa che c'era per 1.114 abbiamo la cifra. Ecco, su questo punto... non ho capito tanto bene, nel senso che abbiamo, non ci siamo soffermati su questo famoso teta, no? Questo sì, moltiplicatore tariffario. Beh, lo vediamo adesso, però vediamo però tenendo questi numeri,
prima ci hai fatto vedere come si calcola il VRG. VRG. Ok, per un certo anno. Tutte quelle voci, OPEX, CAPEX, papà, fanno il VRG, che è quel 75-176, giusto? Sì, intanto ti faccio vedere tutto di perché c'era la formula, ho saltato il foglio, si vede. No, perché... Eccolo. Ecco, sì, l'avevo saltato. Cioè, praticamente, noi abbiamo sotto come si calcola, come si determina, cioè come viene applicata la tariffa, come si determina è il valore riconosciuto e ricavo oggi, diviso praticamente la formula del valore riconosciuto e ricavi di A meno 2. Quindi se là avevo 64 milioni, quindi ho 75, 75 su 64 mi fa quell'1,114. E questo però vuol dire che io mi trascino di biennio in biennio tutto quello che io avevo calcolato prima. Certo. E quindi... Nel ricorso al tal che stiamo facendo, cosa è successo? Che hanno sbagliato la somma, ma pesantemente, per cui i ricavi di RG è uscito nell'anno 2014 di 10 milioni in più. Cosa succede? Che io quell'errore lì, tanto contenta, se non me lo ricalcolo me lo porto sempre dietro. È questo che voglio dire, sì, cioè sì, qualsiasi sì. cosa tu compreso infatti secondo me dovrebbero rifarlo anno per anno, o fai tre anni ma lo rifai completamente. Esatto, perché il vizio sta anche nell'origine, quando è stato cambiato il metodo e si è detto che si partiva dal vincolo dei ricavi del 2012, dalla tariffa del 2012. Sì, sì, noi per qualcuno dentro, è entrato dopo, è partito dopo. Però lì dentro, che era calcolata col vecchio metodo, c'era la remunerazione del capitale investito, quella vecchia. C'era e ce la possiamo portati dietro, sì, sì, no, ma... anche se l'avevamo cancellata col referendum. In quel caso lì ho l'errore che mi sto portando. L'errore materiale. L'errore più grosso è la tariffa calcolata sugli investimenti previsti, non effettivamente fatti. No, allora questo è normale, perché quando io faccio un piano industriale, sì. No, cioè, se io devo prevedere degli investimenti, devo fare anche dei costi per gli investimenti che prevedo. Io quello che non capisco è se mi sono calcolata i vincoli dei ricavi garantiti che devo fare per coprire tutto quello che abbiamo detto, perché semplicemente non prendo quello e lo divido per i metri cubi che io prevedo di fare per quell'anno? Perché invece sono andati a prendere la tariffa vecchia moltiplicata per questo coefficiente? Cioè è questo sì, che... Sì, no, ma è così, anche per me non è corretto. Semplicemente prendeva il vincolo dei ricavi, lo dividi per i metri cubi. Comunque il principio è quello di garantire i risultati al gestore. Perché anche in questo modo, appunto, cioè, non è... Ma l'esempio classico è proprio il costo della morosità. Se io vado a calcolare il 2,1% sul fatturato e in nessuna parte al mondo si usa quel criterio lì, perché di solito si fa l'accantonamento sui crediti. E se il fatturato gira due volte, vuol dire che invece il 2 ho applicato il 4. Se gira quattro volte ho applicato l'8. E poi succede come a Torino, che ne accantono 6 milioni, ma ho una morosità di 800.000. Quello lì è utile. Cioè, proprio in estremissima sintesi, era molto più onesto il sistema. Sì. Un prorogato del referendum, cioè mi viene da dire. Questo è molto confuso. È molto tecnico, molto confuso. Di molto difficile comprensione, perché cioè, voglio dire, adesso qualcosina stiamo capendo, ma in realtà. Sì, sì, no, non è. Vi assicuro che è anche scritto coi piedi. E vi assicuro che io ho provato una frase di leggerla 20 volte, poi lasciarla lì e provare a leggerla il giorno dopo, perché non capivo che cosa voleva dire. Perché ci sono dei passaggi, adesso non me li ricordo,
verso dei passaggi che veramente sono incomprensibili. Volutamente. Volutamente. Si capisce perché i vecchi gestori non vogliono lasciare il mercato. Quindi il meccanismo è quello lì, vedi, 75 che sono i costi, perché cioè, su il, per il 75 è il costo che vincono il capo consentito per arrivare al pareggio. Siccome io ne avevo 64 più 2 di altre attività, faccio 75 sulla somma di questi due, mi esce 1,114. Che il rapporto fra il vincolo di ricavi di adesso e quello di 2 anni prima. Esatto. Che io poi quando guardo quelli di un ambito li controllo, eh. Anche se per esempio anche in questo caso c'è dentro, perché qui le piccole cose sembrano banali, ma sui grandi numeri si allora, il metodo tariffario prevede che il moltiplicatore tenta debba essere fatto con 3 cifre decimali. Nel caso di Cuneo, perché io li provo, 1,114 è 1,113,75 qualcosa, quindi c'è uno 0,025 che mi va in più. Che però su 20-30 milioni di metri cubi sono 4 milioni. Ma lì hai sempre arrotondato per eccesso? Sì. Non li 3 cifre decimali arrotondati per eccesso. Sì. Ma quindi se fosse stato 1,1131 andavo sempre su 114. Ah, bella giocata. Che funziona per interi, per 13. Però sai, normalmente 0,5 si arrotonda per difetto e 0,6 si arrotonda per eccesso. Non è fatto a caso. Ah, no. Tenete presente che 1,114, e secondo me questo è fatto anche per confondere la gente, come in tante altre cose, 1,114 vuol dire un aumento dell'11,40%. Esatto. Solo che l'11,40% lo recepiscono tutti, 1,114 no. E 11,4% con un andamento del costo della vita come quello attuale mi sembra una follia. È giustificato dagli investimenti? No. Ma e poi non è rapportato ai metri cubi di consumo? E no, perché non mi interessa più, io faccio un parametro sulla tariffa prima. È quello il fatto, cioè sì. Se il mio andamento dei metri cubi sta scendendo come di fatto è sceso, è cacchio, non me lo tieni in conto. No, non ne tiene più conto. E questo per esempio, questo poi passiamo alle tariffe pratiche e basta. Allora, questo è il conto economico 2018, 72 milioni di ricavi più altri 5. Tenete presente che gli altri 5, di cui qui manca il FONIP, una parte del FONIP, gli altri ricavi devono essere portati in riduzione dei costi, perché devono ridurre la tariffa. E lo fanno con una divisione. Costi operativi che tra l'altro non coincidono con questo è fatto, è un piano economico finanziario fatto da un ufficio d'ambito e non coincidono con i dati che hanno elaborato dallo schema regolatorio. Comunque questo finisce con 19 milioni di imposte, tutto l'ambito e non la singola società. 19 milioni di imposte meno 5 milioni e 3, cioè 19 milioni di utile prima delle imposte, 5 milioni e 3 di imposte e 14 milioni netti per interessi passivi. Però interessi passivi ne ha rilevati 4, ne ha messi 300.000, però non l'ho ancora analizzato, avrei bisogno di trovare quello dell'anno prima perché non ho i miei bilanci. Non riesco a realizzarlo così, però lo faccio. Per cui è chiaro che questa struttura è finalizzata a fare utili. A dismisura. Lo scopo sociale è fare la missione. La missione. Diciamolo a Francesco, che eviti d'ora in poi di utilizzare la parola missione, perché ormai vuol dire far soldi e non convertire anime. Che ridere, poveretto. La mission ce le lascia le slide, ce le puoi lasciare le slide. Ah.
Allora, questo è un sito che sto realizzando, Fondo dei Beni Comuni, l'ho aperto non per promuoverlo, per quello che hai fatto tu? Perché voglio farvi vedere le tariffe che ho messo dentro. E comunque qui c'è il dossier dei servizi pubblici dove sto mettendo un po' tutto e qui farò anche, pubblicherò, renderò pubblico anche le slide che abbiamo visto oggi. Ma le allora, se andiamo a vedere le tariffe, dunque, atto del servizio idrico, speriamo che funzioni, qui c'è poca banda. Allora, qui sono quelle che, le regioni che già sto inserendo, Cuneo, poi metteremo anche... Madonna, che lavoro! Allora, tutto quel lavoro qui è fatto sulla base di dati Istat, di consumi medi per persona, che per Cuneo... Cuneo città, io lo ho tanto come provincia, tanto non cambia perché, ai fini del conteggio perché è un parametro omogeneo, sono 58 metri cubi. I dati Istat sono vecchi. I dati Istat sono vecchi. Sì, del 2011, ma li ha pubblicati a settembre scorso. Li ho visti, ma sono vecchi. Guarda. Allora, vedete? Questi sono già tutti. Cioè, praticamente cosa succede? Con la tariffa che c'è a Cuneo città, Acham, noi abbiamo un utente, 58 metri cubi, paga 89 euro, mettendo la quota fissa, mettendo depurazione, la fognatura, eccetera, poi lo vediamo. Noi lo vediamo subito perché, aprendo dove c'è dettagli, c'è proprio come è strutturata la tariffa. Quindi la tariffa su Cuneo è da 0,60 con la quota base, da 61,180 è la base, con la prima agevolata, 181,220 è la prima e 221 è oltre con 1,96. Poi c'è la fascia unica per la depurazione, per la fognatura, poi ci sono gli oneri di per acquedotto. E poi c'è la quota fissa. Siccome sono tre le quote fisse, io qui ho preso quella media, perché se no devo fare tre tabelle, varia di qualche euro. Praticamente cosa succede? Che questa, avendo un consumo di 58 metri cubi, 10 per persona, è tutto sotto i 60. Quindi paga tutto a tariffa agevolata. Torniamo indietro. Andiamo tanto per non fare tutto, prendiamo i tre utenti, vediamo anche qui, i tre utenti pagano 285 euro, cioè 95 euro a persona contro gli 89 di quelli di prima, quindi sono 6 euro. Perché? Perché qui hanno 60 metri e per tutti, poi hanno 114 metri cubi che vanno alla fascia dell'1,02, quindi pagano di più rispetto. Diciamo che fino a tre persone si media, perché? Perché c'è un altro elemento di sperequazione che è la quota fissa, che nel primo caso finiva su una persona, quindi pesava 19 euro. Nel secondo caso pesa su tre persone, quindi pesa 6 euro per persona. Ci sono mille numeri. Però se noi andiamo, e qui veramente scattano le cose assurde, se noi andiamo sui 6 utenti, allora il costo... Cosa succede? Che là avevamo 89 per persona, qui abbiamo 119 euro per persona, che non è poca la differenza, è sperequativo perché tutti dovremmo a parità di consumi spendere gli stessi soldi. Questo vuol dire non essere discriminatorio. Ma perché succede? Perché questi pagano 60 euro, 60 metri cubi a tassa agevolata. 120 a tariffa fissa, base. Poi pagano 168 metri cubi, tutta a tariffa penalizzante, perché è la tariffa che viene fatta per disincentivare i consumi. E queste sono tutte, sono 7-8 ambiti, tra i quali la Spezia, che hanno rispettato, infatti io farò molto riferimento a quell'aspetto lì, perché la Spezia
ha utilizzato il parametro di 30 metri cubi come utente singolo, come singola persona. Non viene calcolato per famiglia, ma non per famiglia, sì. Poi arriva a un certo punto nelle fasce che si perdono, c'è qualche però errore marginale, però questo è l'effetto di una tariffa. L'authority non verifica l'applicazione delle tariffe, la modulazione non la verifica. Le autorizza però? Eh? Le autorizza? No. Autorizza la tariffa, ma non, ma lo scaglione, la divisione in categorie, cioè lo falato, l'authority manda soltanto l'autorizzazione dove dice visto, considerato, sono 22 pagine per dire approviamo la tariffa massima media che è, in questo caso sarà 1,20, 1,40. Ricordando all'ufficio d'ambito e al gestore che possono anche applicare una tariffa inferiore, ma la media, la suddivisione interna resta l'ambito. Ma l'ambito potrebbe farla anche il gestore, perché l'authority dice che l'ambito o il gestore potrebbe. Ma infatti è diverso gestore per gestore, nella realtà è così l'unicità, probabilmente la fa anche il gestore. Ma lì succede perché. Bisognerebbe vedere, ma non ci sono i dati. Succede sempre quando ci sono situazioni come quella di Cuneo. Ce ne sono anche di peggio, consoliamoci. No, tu dici che ne avete, voi avete una decina di società. Brescia ha 28 zone tariffarie, per cui ci si perde proprio. Como ha 14 società, una società in Svizzera, no. E perché c'è campione d'Italia, e lei forse è l'unica legge, e 90 comuni in economia, ma anche Brescia è un casino di comuni in economia. 90 in economia, ma anche Brescia ne ha tantissimi. Anche voi ne avete tanti, 250. Tutte le zone montane. Sulle zone montane bisogna vedere, non ho ancora guardato, bisogna stare attenti a una cosa. Noi ne abbiamo 7. I non residenti o quelli senza contatore, non so se voi li avete. Forfettari. Sono passato in un paesino di montagna, 1650 metri, perciò per 6 anni non arrivi perché non ti fanno la strada. Fanno un forfè 120 metri cubi. Lì si può far casino. Si può far casino. Noi l'abbiamo fatto, uno degli argomenti vediamo che abbiamo portato al tavolo lì, Martellina, stessa condizione, non ci sono. Quindi il forfettario non è più ammesso? No, ma il forfettario, la tesi che sosteniamo è che nel momento in cui tu mi fai un forfettario, tu mi hai stabilito un consumo minimo. Il consumo minimo gli è tanto. Cioè io non posso debitarti un consumo minimo, io devo farti pagare il consumo effettivo, cioè io. Se io stabilisco un forfettario, ho stabilito un consumo minimo, perché se io consumo meno pago comunque quello lì, poi addirittura se consumo di più pago comunque quello lì. Anche se il consumo forfettario sono i 18 metri cubi a testa che sarebbero garantiti. No, il consumo forfettario, cioè il principio è full cost recovery sul principio di chi inquina paga. Cioè chi inquina paga vuol dire chi consuma paga per quello che consuma. Certo. Per cui se io non... cioè in Valtellina per esempio ci sono alcuni episodi dove per i non residenti in particolare c'è gente che fa 15 giorni agosto, che ha ereditato la casa dei genitori, paga 700 euro all'anno di acqua, perché in Valtellina ha fatto 285 metri cubi, no? E chi va, che fa 15 giorni, fa la 200. In Valtellina fanno addirittura una roba attraverso il forfettario, addebitano l'acqua per gli impianti di innevamento di Bormio, fa pagare i cittadini. No, dai. Sì. Ascolta, a Bormio, la città con il consumo più alto del comune, consumano 700 metri cubi per famiglia, che non esiste,
ma d'altronde siccome c'è un serbatoio da dove esce l'acqua che va anche per gli impianti di innevamento, loro consuma l'acqua uscita lì e la dividono per i comuni famiglie. Ma dai, non posso. Ma va la decisione. E in Val di Susa? Comunque, parliamo di problemi interessanti. Ma ce ne sono tanti. Perché su là sono tanti. Su là sono tutte le frazioni. Un terzo dei residenti e non residenti. Guarda che sono 200.000 residenti e 200.000 non residenti. No, i numeri sono bassi. E là sono un terzo, sono senza contatore. Tutte le frazioni senza, tutte le parlate sono nella stessa situazione. Ma d'altronde anche con la balice non la si può imputare all'utente, poi non lo so cosa dire al TAR. Perché se i comuni a loro tempo hanno scelto di non mettere i contatori, ma non si possono mettere. No, ma poi comunque, ammettendo che si possono mettere, non è che è la colpa dell'utente che non l'ha messa, che devo fargliela pagare a lui. Che poi quello corretto chiude l'acqua, per 6 mesi la chiudi, scarichi l'impianto, c'è qualcuno... Invece lascia aperta. Ma tu anche se la chiudi e lo scarichi paghi ugualmente, se fai forfettare. Infatti, a quel punto ti conviene lasciarlo aperto. Non rovini il contatore, perché poi... il contatore non c'è, mettere, non devi metterlo leggibile da una strada pubblica in una borgata. Comunque su quella roba lì abbiamo fatto una mezza rivoluzione, Quantarina. Abbiamo raccolto 600 persone che hanno messo 30 euro a testa per pagare gli avvocati per fare il ricorso al TAR. E il risultato? Il 9 maggio. C'è ancora una domandina, poi prima hai citato l'uso industriale, no? Perché l'acqua di un acquedotto potrebbe servire anche un uso industriale? E sì, quelli che vanno nelle aziende, che hanno una tariffa a parte. Hanno una tariffa a parte. Sì, cioè io per esempio lo studio professionale, consumiamo acqua, io non ho la tariffa di utente. Hai una tariffa, diciamo... Per lo studio, c'è servizi, c'è tariffa servizi commerciali e industriali. Industriali, fontane, antincendio, su diverse fattorie. Perché, per esempio, zootecnico. Da noi, uno di questi grandi acquedotti di valle, adesso non più, però all'inizio dicevano l'acquedotto per uso industriale, uso domestico industriale. E allora dicevo, ma com'è che noi adesso ci dobbiamo far carico di un'infrastruttura che deve servire l'industria? Cioè... No, anzi, loro pagano di più. L'industria, la tariffa dell'industria è più alta. Vediamo se ce lo dico quella... Sì, nel piano tariffario. Sì. Quando vai a prendere le tariffe nel sito dell'ATO, c'è la tariffa per le utenze private, la tariffa per l'industria, la tariffa per il commercio... Sì, ma anche quella di culo, adesso io ho guardato solo il domestico. Sì, però bisognerebbe, secondo me, pesare, cioè, no, voglio anche dire, perché se l'utente industriale che... sono, anche se paga di più, però metti che sia il 5%, bisogna vedere i consumi allora, quanto no, pesa. Emanuele, tieni presente che l'articolo 154 della legge ambiente dice che, quello che prevede la modulazione, dice che deve essere prevista fascia agevolante, la prima per i consumi essenziali e la seconda per, anche ripartendo il minor ricavo su utenze di altre categorie. Quindi tu vai sugli alberghi, sull'industria, eccetera, o su quelli che devi penalizzare per recuperare il minor ricavo. Ma questo è chiaro, però nel momento in cui io devo fare un'infrastruttura, ipotizziamo, ma non sarà magari questo caso qui che nel nostro acquedotto della Valle Orco, però metti che l'infrastruttura in realtà ti serve per servire una zona industriale, no, più che... L'infrastruttura, cioè se è caratterizzata dall'industriale, cioè tu hai l'infrastruttura è uguale per tutti. Poi se tu devi arrivare a una depurazione industriale specifica... Ma io parlo più di adduzione che non di depurazione. Ma anche l'adduzione è uguale, perché tu arrivi, perché la rete arriva fino alla tua proprietà, dalla tua proprietà in avanti lo gestisci tu. Ho capito, quindi però... l'intervento anche industriale, massimo più consumi. Non sì, so, io seguivo un'azienda che faceva brioche,
consumava un bordello d'acqua perché dovendo impastare, eccetera. Ovviamente la voce dell'acqua era una componente di costo importante, ma per il gestore non cambiava niente. Io però non sono così convinta, nel senso, se io devo fare un'opera che in realtà non serve, per paradosso, non serve a nessuno d'uso domestico, ma serve tutto una zona industriale, però la spalmo su tutti gli utenti dell'ambito, non può farlo. Perché non può farlo? No, perché non può, lui deve fare il servizio collettivo. Cioè lui quando deve fare un intervento che è al di fuori dalla normalità, deve farlo fare al proprietario. Se lo dichiara. Lo fa con gli oneri di urbanizzazione, quindi con i soldi nostri. Poi ci sono, ascolta, io ti sto dicendo come la norma, ti ho anche fatto diversi esempi dove comunque fa quello che voglio, per cui può anche l'altro. Cioè. Vabbè. Signori, nel senso che se siete ancora vivi? Sì, lo realizzi. Però vedo che non ho addormentato nessuno, vi ringrazio. Bravo, grazie. Grazie mille. Grazie tanto.